Un saluto a tutti. Non tutti lo sanno o non tutti se lo ricordano, ma a Merano c'era una volta un sindaco italiano. Dite voi, a Merano, sì. A Merano, una volta, il sindaco non era della Volkspartei, era un sindaco italiano, l'ultimo, anzi l'ultima sindaca, come dicono le femministe, è stata la professoressa Claudia Chistè, brava e bella, 1994-1995, fu l'ultima sindaco italiano di Merano, poi basta, poi il sindaco è sempre stato della Volkspartei. Prima ancora i sindaci erano sempre italiani perché il censimento diceva che a maggioranza la popolazione era di lingua italiana e dunque la buona educazione politica voleva che il sindaco fosse di quel gruppo. Poi il censimento disse che popolazione di lingua italiana e di lingua tedesca era grosso modo pari e così ci fu un periodo di rotazione, pensate un po'. Metà mandato a un sindaco di lingua tedesca, metà ad uno di lingua italiana. Poi è finito tutto in quel 95, finito con la professoressa Chistè. Da allora il sindaco è sempre stato tedesco, ma non sta scritto da nessuna parte che sia così, anche perché la legge elettorale, voi lo sapete, prevede l'elezione diretta, lo eleggono i cittadini. Si tratta dunque di avere un buon candidato che sia apprezzato da tutti i cittadini, non solo da quelli italiani naturalmente e non solo da quelli tedeschi naturalmente, che raccolga un buon consenso. Bene, perché vi dico questo? Perché c'è una novità sulla scena politica di Merano in vista delle prossime elezioni di primavera. Il partito della Lista Civica ha buttato lì questa proposta. Apriamoci, confrontiamoci, cerchiamo un buon candidato per avere a Merano nuovamente un sindaco del gruppo linguistico italiano. Sarebbe importante per mille evidenti ed ovvie ragioni, nessuna rivalsa, sarebbe importante perché così l'identificazione di tutta la popolazione nelle cose cittadine sarebbe sicuramente più forte, sarebbe sicuramente maggiore. Ebbene, andrà in porto questa proposta? Difficile dirlo, molto difficile dirlo, perché gli interessi della politica, dei partiti, sono spesso contrari o diversi dagli interessi dei cittadini, ma in questo caso sono i cittadini che scelgono con il loro voto, perché c'è appunto l'elezione diretta. Vedremo come andrà a finire. Sarebbe comunque una bella novità, un ritorno al passato, ma una bella novità nella normalità della gestione di una città così bella e così importante. Un saluto a tutti.